numero dei morti in Romagna a causa del maltempo. Emergenza acerbia. A Lugo arriva l'esercito. Migliaia di persone senza elettricità. Allerta rossa. Anche domani. Decine di migliaia agli sfollati, incalcolabili i danni all'agricoltura. Oltre 5.000 aziende con serre, vivai e stalle sono in ginocchio. Animali affogati, decine di migliaia di ettari distrutti. Gli ucraini riconquistano terreno a Bakhmut. Mosca intensifica gli attacchi missilistici senza precedenti. Quello della scorsa notte, colpite Kharkiv, Sumy e Cherniv. I prossimi 5 anni saranno i più caldi di sempre, lo dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, persa ormai la speranza di frenare lo scioglimento dei ghiacciai. Al via l'edizione numero 34 del Salone del Libro che trasforma il capoluogo piemontese, Torino, ha detto il direttore Nicola Lagioia, nella capitale mondiale della cultura. Centinaia gli autori, i giornalisti e gli editori presenti. Edizione delle 18.30, ben ritrovati negli studi del TG 2000. Emilia Romagna ancora in ginocchio, salgono a 13 le vittime delle alluvioni, aumentano anche i dispersi, decine di migliaia gli sfollati. La pioggia oggi ha dato un po' di tregua, ma l'allerta rossa rimane fino a domani. Per le ultime ci colleghiamo con Cesena, dove c'è in diretta l'inviato Fabio Bolzetta. A te Fabio. Buonasera Barbara da Cesena, quello che vedete alle nostre spalle è il brulicare della solidarietà, perché gruppi universitari, non solo residenti nei confronti delle loro abitazioni, ma si sono dati appuntamenti qui. Amici, amici di amici, poi persone che si affacciano con pale alla mano e chiedono se c'è bisogno di aiuto. Qui vedete un gruppo di ragazzi, perché tutti questi rami si trovavano all'interno di questo seminterrato del garage, alle cui spalle si trova il fiume Savio che ha esondato, inondando completamente tutta quest'area. E se riuscite a vedere, c'è un'auto che ora è stata liberata dall'acqua, dal fango, ma abbiamo parlato con il suo proprietario, che è quel signore che adesso è al lavoro, e l'acqua l'ha sommersa completamente, superando la saracinesca. Questo per dirvi com'è la situazione. Qui invece tutti altri oggetti che sono stati liberati, ed è un continuo. Tutto questo viale del quartiere San Rocco è pieno ora dopo ora di questi oggetti che ore fa, giorni fa, componevano invece quello che era un soggiorno, una camera da letto, una cucina, e ora invece, ci è stato detto, è tutto da buttare. Ma siamo stati anche in un altro quartiere per incontrare altre persone, esercizi commerciali, e così ognuno si è organizzato come può. È ovvio, basta pensarci, non tutti erano provvisti di stivali e pale per potersi liberare dal fango. Ecco com'è andata, ecco le loro voci. È tutto sporco il fiume proprio laterale, gli ha fatto da tappo e ce l'ha portato tutto qua. Altrimenti era pulito, non avevamo questi problemi. Lei è scalzo? Certo, stiamo cominciando già a pulire, dobbiamo partire e andare avanti. Che facciamo? Siamo qua. Questi sono i regali che ci ha fatto un po' l'incuria, dai. È arrivata l'acqua martedì pomeriggio verso le 2:30-3 e abbiamo subito portato in salvo le macchine che erano qui di fuori, le abbiamo messe in sicurezza, ma quando siamo tornati a casa c'era già tutta l'acqua dentro e poi ci siamo rifugiati negli appartamenti. Chiuso in casa. Questo trattore è il suo? Sì, è un mio trattore, sono attrezzi miei, che ho un'azienda agricola e avendo anche delle proprietà, degli immobili qui, degli appartamenti, e conosco tutte le persone, cerco di aiutare, perché naturalmente i vigili del fuoco hanno da fare, protezione sono impegnati, facciamo un po' il fai da te, cerchiamo di arrangiarci. Devono arrivare altre pompe perché c'è tutto il sotterraneo che è strapieno e un volume enorme, ci vuole tantissima potenza, tantissima tempo per defluire e tirare via tutto. Guardate anche qui, ancora fango, ore dopo ore, e sebbene questo sia un piano più rialzato da questa abitazione, ma
Qui c'è anche un punto di ristoro in cartoni, dell'acqua, qualcosa da mangiare, perché da questa mattina ovviamente è tutto sporco di fango, da questa mattina che siamo testimoni di questo lavoro che ha consentito di migliorare, se ci avete seguito negli altri collegamenti, la condizione del fango che copriva questa strada. Una situazione di emergenza che riguarda ovviamente tutta la regione Emilia-Romagna, è salito a 13 il bilancio delle vittime, ma tanti, lo vedete anche da questo punto della città di Cesena, tanti ingenti sono i danni. Facciamo il punto con Beatrice Bossi. Sono una coppia di anziani, poco più che settantenni, le ultime due vittime accertate dell'ondata di maltempo che non dà tregua all'Emilia-Romagna. Sono stati trovati a Russi, in provincia di Ravenna, forse una delle zone più colpite nella classifica della devastazione. Si informa che via precauzionale. A Lugo la polizia chiede ai cittadini di ripararsi nei piani più alti delle abitazioni. Il centro storico è invaso dall'acqua, i mezzi dell'esercito lo attraversano come fosse un fiume. L'esondazione del Santerno qui riporta alla memoria le immagini del terremoto del 2012, con le case sventrate, i muri crollati e le vite sospese. Vedete anche l'ambulatorio per le medicazioni, era operativo giornalmente, fra settimana non è più operativo. A Cesena la sede della Croce Rossa è completamente allagata, sono andati distrutti macchinari e medicinali. La pulizia dei locali è ancora in corso e l'entità dei danni è al momento incalcolabile. La macchina dei soccorsi non si è fermata, sono 1500 gli interventi dei vigili del fuoco fatti finora, fa sapere il Viminale, e altrettanti sono quelli in attesa di partire. Dall'elicottero le immagini riprendono solo acqua, perdita d'occhio, con case e aziende completamente annegate. Il numero degli sfollati è arrivato a 10.000, le aziende finite sott'acqua, secondo la Coldiretti, sono almeno 5.000. Per il presidente Bonaccini la stima dei danni supera qualche miliardo. In 36 ore è caduta la pioggia di 6 mesi e domani in Emilia-Romagna è confermata ancora l'allerta rossa. A fare paura adesso però è il rischio frane. Torniamo in diretta da Cesena, una poltrona e poi quel che resta di una lavatrice, mobili, armadi, tutto qui tirato fuori dalle case, perché dovete sapere, come ci è stato raccontato dai testimoni, che l'acqua aveva coperto più o meno a questa altezza addirittura tutta la strada e c'è stato un salvataggio le cui immagini probabilmente le avrete viste perché hanno fatto il giro del web e dei social. Guardate alle nostre spalle, più o meno all'altezza di quel camion pompa, proprio lì c'era una madre intrappolata con suo figlio e in quel punto un ragazzo ha compiuto un salvataggio a nuoto lungo questa strada per portarlo in salvo. Noi siamo riusciti ad incontrarlo, l'abbiamo incontrato mentre era impegnato ancora una volta ad aiutare, ci ha raccontato com'è andata e nel servizio che vi mostriamo potrete vedere anche le immagini di questo salvataggio a nuoto e poi conoscere così il soccorritore eroe. Poi la linea tornerà a Roma da Cesena. Lo incontriamo ancora impegnato ad aiutare, è lui, chef originario di Belgrado, il protagonista del salvataggio a nuoto di Cesena. L'ho visto il signore che sta chiamando aiuto, che dietro erano la sua moglie e il bambino. Mi sono vestito, uscito di qua, della porta, però dai, anche la paura ti aiuta un po', ti fa che stai un po' più concentrato, un po' più sul pezzo e dai, entrato in acqua, era un po' freddo, però quello mi ha risvegliato, ho detto ok, va bene, dai, no, non devo stare qui troppo, no? Insomma, ore drammatiche in cui serve l'aiuto di tutti, lo abbiamo visto anche con Fabio Bolzeta, ci sono giovani che stanno ripulendo le strade dal fango, le scuole, altri che aiutano gli anziani in difficoltà. Il servizio di Giorgia Bresciani. Alla paura e gravi disagi provocati dall'alluvione, i romagnoli stanno rispondendo con la solidarietà. A Forlì tanti cittadini hanno aiutato a mettere in salvo anziani e persone in difficoltà e i giovani sono scesi per strada a ripulire dal fango. A Cesena molti residenti si sono attivati per mettere al riparo la merce di un supermercato. A Gatteo ci si è messi al lavoro per ripulire la scuola dell'infanzia allagata. Anche la comunità Papa Giovanni XXIII ha avuto tante case colpite e costrette all'evacuazione.
Questa è la situazione alla comunità Papa Giovanni XXIII Sant'Antonio di Albereto, situata a Faenza. Dalle ore 5.45 l'acqua ha iniziato a entrare. In quel punto vedete la mia auto, io sono Davide Sololi, un volontario della struttura. In quell'altro punto, quel rettangolo bianco, è il sopra di un furgone. Anche per loro si è già messa in moto la solidarietà. Abbiamo amici, parenti, fratelli di comunità, persone della comunità, delle zone limitrofe che si sono già resi disponibili per ospitarci, per preparare pasti, per venirci ad aiutare a sistemare gli spazi dove speriamo possano ritornare le persone che appunto delle case famiglie, delle comunità terapeutiche abitano regolarmente e hanno dovuto lasciando appunto tutto, ricordi e quant'altro. La CEI ha espresso vicinanza alle popolazioni colpite e invita a pregare a farsi prossimi agli abitanti dei territori alluvionati. Anche la vicinanza del Papa alla popolazione alluvionata. In un telegramma indirizzato al presidente della CEI, il cardinale Zuppi, il pontefice rivolge un pensiero a chi ha perso la vita in quello che Francesco definisce un disastro impressionante. Il Santo Padre invoca conforto per i feriti ed esprime vicinanza anche ai soccorritori. Caritas Italiana fa sapere che anche molte strutture diocesane come le mense sono state colpite dalle alluvioni, ma nonostante questo le varie Caritas diocesane sono attive nell'ospitare gli sfollati. Segue a distanza quello che sta accadendo in Romagna la presidente del Consiglio Meloni, che si trova a Hiroshima per il G7. Fra i temi del summit, la guerra in Ucraina e il cambiamento climatico. Augusto Cantelli. Massima attenzione dal Giappone per il G7 di Hiroshima. Il presidente del Consiglio segue gli sviluppi dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna in vista poi del CDM di martedì mattina. Meloni, in attesa dell'inizio del summit di domani, ha incontrato il premier giapponese Kishida. L'impegno che arriva da Italia e Giappone resta quello di lavorare per la sicurezza globale, a cominciare da quella nucleare. Non a caso il G7 si svolge nella città di Hiroshima, un monito per tutti. Al summit atteso anche il presidente Zelensky in videocollegamento. Si tratta anche di un appuntamento che sancisce il passaggio di testimone per la guida del G7 dal Giappone all'Italia. Noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme agli altri membri del G7 in questa fase e è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza e per la sicurezza economica. Intanto la Camera dei Deputati ha dato il via libera al voto di fiducia posto dal governo sul decreto bollette, che stanzia quasi 5 miliardi a sostegno di famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e interventi in materia di salute ed adempimenti fiscali, misure rese necessarie per fronteggiare le conseguenze della guerra in Ucraina. E intanto a Kiev e in tutto il paese continuano gli attacchi. A Bakhmut l'esercito ucraino avanza. In Crimea c'è stata un'esplosione sulla ferrovia utilizzata anche dai russi per trasportare armi. Massimiliano Cocchi. Un colpo di artiglieria cade a pochi metri da un gruppo di militari ucraini che a loro volta si preparavano a colpire una postazione russa. La battaglia di Bakhmut, spiega questo militare, spesso è questione di chi spara prima. Le notizie, filtrate come sempre dalla propaganda, dicono che gli ucraini starebbero riconquistando terreno. La terza brigata d'assalto, formata da quel che resta del battaglione Azov, sarebbe avanzata di 700 metri lungo un fronte di circa 2 chilometri. Il fondatore dell'esercito di mercenari Wagner, Eugeni Prigozhin, ha accusato l'esercito russo di essersi ritirato a nord di Bakhmut, lasciando senza copertura i suoi uomini. In difficoltà sul terreno, il comando militare di Mosca ha intensificato gli attacchi missilistici. Quello della notte è stato definito senza precedenti. Secondo il portavoce dell'esercito, sono stati colpiti depositi di armi e di attrezzature militari di fabbricazione straniera, ma anche truppe nemiche. In realtà, i missili che sono riusciti a bucare il sistema antiaereo ucraino hanno colpito pure capannoni industriali, attività artigianali e condomini, come questo di Odessa, dove è morta una persona. Nel pomeriggio altri missili sono caduti su Kharkiv, Sumy e Chernihiv, uccidendo una donna. L'inviato d'affari del governo cinese ha lasciato oggi Kiev dopo un colloquio con il ministro degli esteri Kuleba, che gli ha confermato come l'Ucraina non sia disposta a cedere in nessuno dei territori occupati dai russi. L'unica buona notizia di giornata è la proroga dell'accordo sul grano. Sarebbe scaduto domani, durerà altri 2 mesi. È ancora un giallo in
invece il deragliamento in Crimea di un treno carico proprio di grano. Sarebbe stato provocato da un'esplosione e per le autorità russe la colpa sarebbe degli ucraini. Restiamo in Ucraina, dove un gruppo di volontari della parrocchia di Maccio in provincia di Como è in prima linea per aiutare la popolazione della città di Kherson. Vito De Torre. Kherson, prima della guerra, contava 200.000 abitanti. Adesso è rimasto in città meno del 10% della popolazione. Chi può, fugge via. Pochi giorni fa i russi hanno bombardato l'ultimo centro commerciale ancora aperto. Cibo e medicine sono merce rara. Ed è per questo che dalla parrocchia di Maccio, in provincia di Como, sabato scorso sono partiti due furgoni carichi di aiuti umanitari. Destinazione, innanzitutto, l'ospedale di Kherson. Ed è proprio qui che quattro volontari italiani hanno scaricato medicine, letti da degenza, sedie a rotelle. A fine giornata siamo riusciti a collegarci con i quattro volontari della parrocchia di Maccio. Avete sentito esplosioni a Kherson in questi giorni? Mentre scaricavamo proprio in ospedale abbiamo udito nettamente, al di là dei colpi in lontananza, tre colpi, anche in questo momento in realtà sentiamo in lontananza i colpi. Bisogna tenere presente che da dove siamo noi al confine Ucraina-Russia ci saranno se no una ventina di chilometri neanche, e ancora adesso noi sentiamo in lontananza i bombardamenti. Il prossimo viaggio dall'Italia all'Ucraina è già in programma per il mese prossimo. Va avanti così dall'inizio della guerra. La raccolta di aiuti a Como non si è mai fermata. Tutti dicono grazie al popolo italiano per questa solidarietà, per questa vicinanza, per questo essere in presenza con il popolo ucraino. E si marcerà per la pace domenica nell'edizione speciale della Perugia a Assisi, un'occasione per riflettere sui temi anche delle migrazioni e sul cambiamento climatico. Luigi Ferraiuolo. Una marcia per far pace con i giovani. Flavio Lotti, coordinatore della Perugia Assisi, annuncia così la terza edizione straordinaria della manifestazione dall'inizio della guerra in Ucraina per domenica 21 maggio. Questa volta vogliamo fare pace con i giovani, vogliamo offrire la Perugia Assisi a tutti i bambini, le ragazze e i ragazzi che impegnati in tante scuole stanno cercando di capire come funziona il mondo e come possiamo trasformare questo futuro senza averne paura. Protagonisti saranno i ragazzi di 119 scuole e 71 università, arrivati da ogni regione d'Italia per gli incontri organizzati sabato ad Assisi e Perugia. Una delegazione della marcia parteciperà poi sabato 27 maggio al corteo in onore dei 100 anni di Don Milani, da Vicchio a Barbiana, dove interverrà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al corteo ci sarà anche il mondo della comunicazione con tanti giornalisti. Perché è in pericolo il pensiero critico, perché quando il Papa, per aver detto tacciano le armi, finisce pure lui sulla lista nera, vuol dire che è in discussione il pensiero critico. Noi non accettiamo che la parola pace diventi una parolaccia da espellere dal vocabolario italiano. Al termine della marcia, 20 rettori di università italiane firmeranno il patto educativo per la formazione delle nuove generazioni. La Moldavia vuole aderire all'Unione Europea il prima possibile per proteggersi dalla minaccia russa. Il paese spera in una decisione sull'apertura dei colloqui nei prossimi mesi. Lo ha fatto sapere la presidente moldava in una intervista. Crediamo di poter salvare la nostra democrazia solo facendo parte dell'Unione, ha detto. A Gerusalemme, adesso, dove si respira un clima di grande tensione per la marcia delle bandiere e la ricorrenza che ogni anno celebra la presa da parte di Israele della zona est della città nel 67, ci racconta in diretta com'è la situazione la corrispondente Alessandra Buzzetti. A te, Alessandra. Si sta concludendo senza incidenti rilevanti, solo con qualche tafferuglio e alcuni arresti questa marcia delle bandiere. Certamente la tensione era molto alta perché arriva dopo una settimana dall'escalation di violenza tra Israele e Gaza, però anche dalla striscia le minacce oggi sono rimaste solo verbali. A protestare è stata anche la Giordania, perché appunto, che custodisce secondo lo status quo la spianata e le moschee, proprio per la passeggiata di alcuni parlamentari della destra oggi appunto sul terzo luogo più sacro dell'Islam, luogo dove i tanti ultranazionalisti, almeno 10.000 che sono arrivati oggi qui a Gerusalemme, appunto, dove loro vorrebbero vedere il tempio ricostruito. Allora li abbiamo incontrati, ascoltiamo le loro voci e la cronaca di questa giornata e poi la linea può ritornare a Roma.
Il percorso per la marcia delle bandiere nel quartiere musulmano della città vecchia di Gerusalemme si prepara così, chiudendo gli accessi per evitare i contatti, specialmente tra i più giovani delle due parti. Gli arabi vengono spinti oltre le transenne, i negozianti chiudono i battenti. Wassim è l'ultimo a tirar giù la serranda del suo bar. La polizia mi ha detto che se tengo aperto me ne devo assumere la responsabilità, meglio chiudere. Pochi metri più là, gruppi di adolescenti ebrei provocano anche i giornalisti. Sono in supporto di Ben-Gvir e Smotrich, i due ministri della destra nazionalista religiosa e più sfegatati e aggressivi, partecipanti alla marcia delle bandiere in cui celebrano la riunificazione di Gerusalemme, l'occupazione della parte araba avvenuta nel 1967. Sono venuto dal Golan, grida questo giovane colono, attorniato da altri giovani esaltati. Anche Lisheva arriva da un insediamento, con la bandiera israeliana ne sventola un'altra dell'associazione ebraica del Terzo Tempio. Vogliamo ricostruire il tempio distrutto 2000 anni fa, spiega, ma non vogliamo distruggere la spianata delle moschee o usare la violenza. Crediamo che Dio un giorno farà un miracolo. Nel frattempo agli ebrei è permesso accedere al terzo luogo più sacro dell'Islam coi turisti al mattino, ma scortati dall'esercito, come ha fatto oggi un ministro del governo, una provocazione che ha suscitato critiche anche tra i membri del suo partito. Fatma è appena stata a pregare in la spianata e le moschee, la situazione dentro era tranquilla, racconta, ma appena uscito un gruppo di giovani ebrei ha cominciato a prendere di mira un disabile musulmano, a spingerlo davanti alla polizia che non faceva nulla. Sono più di 3.000 poliziotti schierati oggi in Gerusalemme, nella speranza che anche la notte passi senza particolari incidenti. Spostiamoci in Pakistan, dove due studentesse di una scuola cattolica sono state uccise da un poliziotto. Altre 5 sono rimaste ferite. Paolo Fucili. Dopo le minacce e le bombe dei talebani, che addirittura ne distrussero la sede 14 anni fa, non c'è pace ancora per la Sangota Public School delle suore della presentazione della Beata Vergine in Pakistan. Due bambine uccise, di cui una di appena 9 anni, e altre 5 ferite, è il bilancio della tragedia di 2 giorni fa, di cui riferisce Aiuto alla Chiesa che Soffre. Il pulmino che stava per riportarli a casa era ancora nel cortile della scuola, quando un poliziotto ha iniziato a bersagliarlo di colpi di arma da fuoco. Si chiama Alam Khan, destinato a febbraio a garantire la sicurezza della scuola, famosa per l'istruzione di qualità impartita alle allieve nella zona dello Swat Valley, già roccaforte dei talebani locali. È la colpa ai loro occhi delle suore quando nel 2009 le costrinsero a chiudere la scuola era proprio quella di istruire le ragazze. Dati però i precedenti, è sorprendente a dir poco che il poliziotto arrestato, a detta dei suoi stessi superiori, sia malato di mente e già sospeso 2 volte per comportamento violento. Quello che chiediamo al governo pakistano, lo abbiamo fatto, lo facciamo e continueremo a farlo, è maggiore sicurezza e dunque considerazione per tutte le minoranze religiose del Pakistan. Un turista italiano è morto annegato a causa di un malore davanti alla spiaggia di Barra da Tiuca, nella zona ovest di Rio de Janeiro. La vittima si chiama Marco Nastasi, 39 anni, italiano che viveva in Colombia, era in vacanza in Brasile. È stato rinviato al 4 giugno lo sciopero nazionale dei voli di 4 ore, proclamato per domani inizialmente da FILT, CGL, FIT, CISL, UIL Trasporti e UGL Talo. Ha comunicato la presidente dell'autorità di garanzia sugli scioperi, Orsola Razzolini. E veniamo all'allarme dell'ONU, secondo cui le temperature globali raggiungeranno nuovi record nei prossimi 5 anni. Clara Iatosti. Le previsioni climatiche per i prossimi 5 anni non promettono nulla di buono. Mentre si contano i danni in Emilia-Romagna e la primavera stenta ad arrivare, l'OM, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, ipotizza realisticamente temperature in crescita e nuovi record per la colonnina di Mercurio. C'è una probabilità del 66% che le temperature globali si alzino di 1,5 gradi per almeno un anno, tra il 2023 e il 2027, ha dichiarato il segretario generale dell'OM, Petteri Talas. Finora non siamo stati in grado di limitare il riscaldamento e ci stiamo ancora muovendo nella direzione sbagliata. Nei prossimi 15 o 20 anni l'organizzazione stima che questo rialzo potrebbe essere la caratteristica permanente del
clima. Troppo alta la concentrazione di anidride carbonica e il ritorno al livello normale potrebbe richiedere migliaia di anni. Persa ormai la speranza di frenare lo scioglimento dei ghiacciai, il cambiamento più drammatico atteso nell'Artico. Al via la 34esima edizione del Salone del Libro, l'ultima da direttore per Nicola Lazzoia. Da Torino, Saverio Simonelli. È una ricorrenza particolare quella di quest'anno del Salone del Libro di Torino. Siamo infatti arrivati alla 35esima edizione in un momento anche di grande ripresa per tutto il mercato editoriale italiano. E allora qui, tra gli stand, tra gli appassionati, tra i semplici lettori, ecco che cominciano a spuntare i primi autori. E la primissima è un'autrice molto nota e molto amata da tutto il pubblico, Susanna Tamaro, che così ci ha raccontato il suo ultimo libro. Sì, è una storia, diciamo, classica, perché Pollicino sta alla base di questa storia, c'è un bambino dimenticato che deve imparare ad arrangiarsi da sola, scoprire chi sono gli orchi e chi non sono gli orchi, e scopre comunque che tutti abbiamo una stella, cioè che la nostra vita è sempre legata a degli eventi misteriosi che sono anche positivi. Questo mondo di guardare oltre le cose è tipico dei bambini, poi noi certe volte ce lo dimentichiamo e lo perdiamo, quindi anche un libro del genere, se è destinato ai bambini, però ci aiuta anche a riconquistare uno sguardo diverso. Assolutamente, la piattezza del mondo contemporaneo, tra il fatto che abbiamo cancellato il mistero della vita e tutta la relazione con la parte misteriosa, per cui una volta si parlava, non so, degli angeli, delle cose, adesso tutto è diventato piatto. È diventato anche triste, quando è piatto è triste, no? Dunque tornare a parlare della dimensione invisibile della vita è molto importante. Ci prendiamo una pausa, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio per le ultime dall'Emilia Romagna. Ci colleghiamo in diretta con l'inviato a Cesena, Fabio Bolzetta. Fabio, a te. Sì, torniamo in diretta da Cesena. Finché continuerà ad esserci luce naturale, si proseguirà a lavorare. Siamo in un'altra area dove, vedete, il fango ancora ricopre la strada e si continua per appunto da ore e ore a svuotare le case. Un aggiornamento riguarda la Protezione Civile, che in un comunicato diramato pochi minuti fa ha reso noto che proseguirà anche domani, nonostante il miglioramento del tempo, l'allerta rossa in parte dell'Emilia Romagna, evidentemente nelle zone più colpite. Per ora è tutto da Cesena, vi aggiorneremo nella prossima edizione del telegiornale. A te, Barbara. Grazie Fabio. Allora alle 20.30 torna il TG2000. Adesso vi lascio al meteo e poi la messa. State con noi.